L'importanza di un centro come questo e l'importanza di un centro come questo, che da quello che ho capito è il più grande d'Italia, al sud. Sì, è verissimo, questo è il cuore dell'alta velocità, il cuore che non si vede, perché normalmente noi prendiamo il treno in stazione, facciamo il viaggio, ma dietro al treno, dietro alla preparazione del servizio ci sono questi impianti. E a Napoli c'è il più bel impianto che abbiamo, il più grande, il più attrezzato sull'alta velocità. E attenzione, quando dico il più bel impianto che abbiamo in Italia, è riduttivo, perché questo è uno dei più belli impianti al mondo sull'alta velocità, e per tecnologia, e per numero di persone che ci lavorano, e per dimensioni dell'impianto stesso. Qua il treno entra e dalle operazioni più semplici, che sono quelle di pulizia, in realtà poi si passa alla manutenzione. Manutenzione di tutti i giorni, quindi manutenzione leggera, a quella che noi chiamiamo la ciclica, cioè il treno viene completamente smontato ogni tot chilometri e rimesso a nuovo, in modo da garantire sempre e comunque la massima sicurezza. Almeno dopo un anno di 4-5 mesi per ogni treno. La macchina inserisce all'interno, diciamo, dell'asse, quello che collega le... Passiamo su un punto in cui il treno abbasserà completamente i pannelli. Sei dentro. Vai più in là però, Jimmy, così me la fai laterale che si vede. Però è bello pure che... Non per tirare sul treno. E infatti vediamo un po' di storia. Allora mi giro e guardo per contro questa 476. Sfruttano completamente il dislivello delle... Che nessun garantiva che se la carrozza si scattava, la salutavi e la trovavi. Quella locomotiva, 5 assi accoppiati, basse, potentissime, facevano i treni internazionali da Roma, prendendoli a Verona. Che succede? Che l'Italia si avvicina alla Germania e firma l'asse. Con una locomotiva che ad oggi, riprodotto così, sta marciando a fondo con 5 30. La meglio riuscita. Ecco come la sicurezza ha garantito lo sviluppo di questo paese, prima e dopo la guerra. E l'ha riprodotto aggiungendo l'aria condizionata e ovviamente il sound. In un automatismo che lo avvolge. Guarda, forse è il carattere italiano che ha messo insieme gli antichi. Preso, portato in un magazzino.